Iniziamo dalla posizione seduta. Vi ricordo che le gambe non sono una sull'altra, ma una avanti all'altra. Così. Lasciamo cadere le ginocchia bene verso il pavimento e facciamo in modo che siano sullo stesso piano. Le braccia sono rilassate, i gomiti cadono verso il pavimento. Le spalle sono distanti dalle orecchie e la schiena è ben ritta. Vi ricordo sempre i principi della respirazione. Inspiro ed espiro attraverso il naso. Quando inspiro gonfio l'addome. Quando espiro svuoto l'addome. Evitiamo di dilatare la cassa toracica. Inspiro gonfio la pancia. Espiro svuoto la pancia. Durante tutto il periodo della lezione. Incominciamo a respirare. Inspiro, gonfio la pancia. Espiro, svuoto la pancia. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ed espiro. Piccole torsioni del capo. Ruoto a destra. E a sinistra. Uno. E due. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ancora ruotiamo bene. Inspiro. Espiro. Ancora una volta. Espiro, bravissimi. Adesso verso l'avanti alto, uno, inspiro. Adesso senza andare in iperestensione del tratto cervicale, mi abbasso e risalgo, mi abbasso e risalgo. Ripeto, senza andare in iperestensione, ma riportando la curva cervicale in posizione neutra. Abbasso ancora una volta, ritorno, l'ultima volta, e ritorno. Bene così. Adesso sollevo le gambe, porto le mani in presa, le braccia in presa pubblica sotto le ginocchia. Teniamo i piedi sollevati. Troviamo il nostro punto di equilibrio. Distendiamo una gamba tesa con il piede a martello e portiamo l'altro ginocchio al petto. Tenete le spalle lontane dalle orecchie. La gamba è ben tesa ed è sollevata dal pavimento. Se non riuscite potete anche lasciarla appoggiata a terra. Piano, cambiamo gamba. L'altra gamba tesa, l'altro ginocchio al petto. Tenete bene il piede a martello. Mi raccomando, la gamba in isometria. E adesso piano abbraccio tutte e due le ginocchia al petto, tenendo le spalle appoggiate. Vado in presa coplitea sotto le ginocchia. Sciolgo la mia presa, palmo delle mani al soffitto, gomiti sui fianchi. Continuo a respirare. Se non riuscite a mantenere questa posizione, potete anche appoggiare i piedi a terra. Cerchiamo di tenervi sollevati. Da qui iniziamo i primi movimenti legati alla respirazione, al nostro pranayama. Inspiro, piede a martello, espiro. Cambio gamba. In,
S. Cambio gamba. In. S. Le braccia rilassate. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Appoggio i piedi a terra. Lascio cadere le ginocchia all'esterno con le piante dei piedi unite. Senza forzare la vostra discesa, lasciatevi cadere in maniera naturale. Piano salgo, una gamba, sovrappongo l'altra, il ginocchio al petto, rotazione nella direzione della gamba sollevata. Da qua andiamo nella direzione opposta, con tutte e due le mani appoggio il pavimento e il viso a pochi centimetri dal pavimento. Spinta delle braccia e rotazione. Di nuovo cambio la direzione. Il viso a pochi centimetri. Spinta delle braccia e rotazione. Piano ritorno. Andiamo a cambiare. Prima uno e poi l'altro. La prima fase è portare il ginocchio al petto, chiudere tutti gli spazi e incominciare con la nostra rotazione. Più o meno cambio direzione con tutte e due le mani sul pavimento e il viso a pochi centimetri. Spinta delle braccia e rotazione. Piano ruota ancora, l'ultima volta, il viso a pochi centimetri. Spinta delle braccia e rotazione. E piano ritorno lentamente. Sciolgo la mia presa. Riporto una gamba avanti all'altra. E piano piano mi lascio cadere in avanti. Lentamente salgo, inverto le gambe, una avanti all'altra, le ginocchia che cadono giù a terra e flessione ancora in avanti. Piano salgo lentamente e su. Divarico una gamba, divarico l'altra, manteniamo un divaricato teso, bene così. Adesso eseguiamo solo delle rotazioni. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. E ancora, uno. Quando andiamo in rotazione, io prendo con la mano opposta l'esterno del ginocchio. Non cerco la flessione verso il ginocchio, ma cerco una rotazione che mi permetta di fare perno e andare come se volessi ad avvitarmi verso il soffitto. Quindi io vado in presa all'esterno del ginocchio, vado in rotazione
e cerco il soffitto. Uno, ritorno. Uno, ritorno. Uno, ritorno. Uno, ritorno. Uno, ritorno. Ancora. E adesso ci lasciamo cadere avanti senza forzare. Lasciamoci cadere piano piano, senza forzare. Continua a respirare. Lentamente su, piano. Le mani all'interno delle ginocchia. Piego una gamba. Piego l'altra. Bene così. Le mani avanti. Cammino fino a riportarmi sulle ginocchia. Uno, respiro. Scendo lentamente. Quando andiamo su con le braccia è una continua spinta, una continua ricerca verso l'alto, una continua crescita e di allungamento. Braccia tese sull'orizzontale, dita delle mani tese al soffitto. Il palmo delle mani cerca il contatto con le pareti. I glutei sono appoggiati sui talloni, non andati né per lordosi con la schiena. Cercate con il palmo il contatto con le pareti. Piano chiudo e di nuovo la spinta verso l'alto e su. Piano scendo, porto un palmo appoggiato a terra avanti a me. Braccio teso, tutto il palmo appoggiato per intero, e su, su bene, su bene, su bene, cerco il soffitto e lo sguardo al soffitto. Piano scendo lentamente, porto il palmo della mano appoggiato e su bene con il braccio. Bene la rotazione delle spalle e lo sguardo che cerca sempre il soffitto. Piano scendo, lentamente avanzo con le mani, tenendo le piante dei piedi vicine, lascio cadere il bacino. Lasciate cadere il bacino bene in avanti. Torno indietro, appoggio gli avampiedi, mentre rientro sarò già seduto sui miei talloni. Il palmo al soffitto delle mani, così. Uno. E su bene la spinta, la ricerca verso l'alto, la continua ricerca verso l'alto, mi porta a scollare le scapole, ad allungare la schiena. Ritorno giù piano e con il palmo vado alla ricerca del contatto delle pareti. Le dita tese al soffitto, le spalle lontane dalle orecchie. E in tutto questo io continuo a respirare. Piano chiudo lentamente e ancora una volta su. Piano scendo, questa volta porto i gomiti all'interno delle ginocchia e vado ad agire con una leggera leva che mi permetta di rimanere con la schiena dritta, lo sguardo avanti,
andando alla ricerca del neutro della nostra zona lombare, quindi mantenendo la curva fisiologica. Attenzione a non anteporre troppo le spalle. Le mani da qua si aprono e vanno ad appoggiarsi al pavimento. Nell'appoggio al pavimento vado con i gomiti alla ricerca della profondità. Così. Proviamo ad avanzare ricordando di non alzare il bacino, ma di fare un lento avanzamento continuo. Non è necessario sollevarsi sui piedi. Avanzo e ritorno. Uno e giù. Appoggio le mani, il fiume scorre sotto di me, vengo avanti, sollevo e ritorno. Di nuovo. Non è una posizione di forza, ma è un punto di equilibrio in cui nel mio avanzamento trova la sua massima espressione. Da qua respiro e salgo su, allungando bene le braccia, mantenendo le gambe tese, vado in flessione per avanti. Piego le gambe, porto il palmo delle mani sulle ginocchia, cerco di portare la schiena in neutro, distendo bene, su, chiudo le scapole dietro. Mentre respiro, distendo le gambe tese e scendo di nuovo giù. Lo ripetiamo ancora una volta, piego le gambe, il palmo sulle ginocchia, allungo la schiena e la porto in neutro, vi ricordo di non iperestendere il tratto cervicale, di nuovo le gambe tese e vado in flessione avanti. Piego le gambe, il mento chiuso sullo sterno, srotolo la schiena e salgo. Le braccia sull'orizzontale e il palmo che cerca le pareti. Le dita tese al soffitto. Piano scendo e vado nella posizione della montagna. Con la schiena ben dritta, le scapole in linea con i glutei, le spalle allontanate il più possibile dalle spalle. Sposto il mio peso del corpo su una gamba, ascolto la pianta del piede, piego la gamba, abbasso il baricentro, flessione e tenuta. Sollevo, gamba tesa. Di nuovo piego. E da qua scendo a terra in flessione avanti con la gamba tesa.
piego la gamba e lentamente risalto, distendo e la stessa cosa sull'altra gamba, appoggio bene il piede, abbasso, piego la gamba, abbasso il baricentro e giù in tenuta. Piano salgo, su bene. Di nuovo scendo, sposto il bacino indietro, le braccia avanti, le spalle avanti. Da qua flessione in avanti. Piego la gamba e piano salgo. Distendo la gamba e su. Chiudo. Uno e su, allunghiamo bene le braccia tese. Scendiamo giù. Piano su di nuovo. Singola gamba, appoggio monopodalico, vado alla ricerca dell'appoggio inguinale del tallone della gamba opposta. Se riesco a prendere la luce, tutto l'avampiede, vado in aperta. Piego la gamba e gambe e salgo lentamente, andiamo sull'altra gamba in appoggio monopodalico e andiamo sempre alla ricerca del tallone in appoggio inguinale. Lentamente.